Con mister Valentino Castagnino, allenatore dell'Ueste Scandale, al termine di Scandale Stelle Azzurre di San Giovanni in Fiore, valida per l'andata del primo turno di Coppa Calabria di prima categoria. Lo Scandale ha vinto per 2-1. Mister, come ha visto i suoi ragazzi in questa gara? Ma sicuramente è una partita che mostra sia da parte di ambedue le squadre un po' di pesantezza. Naturalmente sono 10 giorni che ci stiamo allenando sia noi che loro, per cui si denota un ritmo non altissimo. Tutte e due le squadre, insomma, ancora si vede che soffrono un po' i carichi di lavoro, però tutto sommato è una buona prova. Abbiamo cercato di fare qualcosina, il risultato è stato buono, diciamo un 2-1 che ci lascia ben sperare poi per la gara di domenica prossima a San Giovanni. Siete andati in vantaggio al quarto minuto con Policarpio, che quasi subito dopo si è infortunato, e la gara forse ne ha risentito di questo infortunio, perché sembrava che si potesse preventare una goleata, anche se nel calcio non si può mai dire. Invece vi siete arenati? No, perché inizialmente è stato immediato, diciamo, il vantaggio, poi si è infortunato Policarpio, però diciamo che il vantaggio e poi il pareggio sono scaturiti da due errori delle due difese, diciamo, sia il nostro vantaggio è un errore della loro difesa e sia il loro gol del pareggio sul nostro errore, quindi diciamo che tutto sommato non penso che, anche se fosse rimasto Policarpio, che per noi è un'arma in più indubbiamente, però loro sono una buona squadra, non penso potrebbe il risultato poteva essere così errato. Penso che comunque è stata una gara molto equilibrata. De Roberto zitto zitto, queto queto, tocca, non dice una parola ma segna. Va bene, attaccante di esperienza, quindi è sempre al posto giusto al momento giusto, per cui giustamente gli anni di esperienza e i gol sulle spalle ce li ha, quindi sicuramente anche quest'anno andrà in doppia cifra e farà divertire il pubblico di San Giovanni. Se stiamo, mi ci metto pure io visto la provenienza, se stiamo a festeggiare una vittoria anche a merito di Cristian Comito, con una parata con la mano di richiamo quasi pochi minuti prima del nostro vantaggio. Sì, poi ha preso una grande palla, Cristian è un ragazzo serio che si allena bene e si vede in campo poi quando ci sono queste partite. Anche lui ha tanta esperienza e tanta voglia di divertirsi, speriamo che quest'anno ci faccia divertire. Insomma. E infine il gol di Rullo, gran gol. Rullo, gran gol dedicato al suo primogenito, insomma, e quindi che è nato da pochi giorni, gli facciamo tanti auguri e speriamo che in campionato questo sia il diciamo un buon inizio per lui, in modo che ne possa fare tanti in campionato. In percentuale domenica? Ma io penso 50-50, perché un 2-1 è un risultato molto rischioso, già con un 1-0 passano loro. Sì, passano loro, per cui diventa difficile. È una partita che dobbiamo andare a giocare là tutto per tutto. Noi abbiamo preparato la coppa, la facciamo sia per un allenamento precampionato, ma comunque questo non significa che non abbiamo voglia di passare al turno. Insomma, andremo là domenica cercando di fare il risultato. L'ultima su Domenico, Marazzita? Vabbè, il nostro presidente si sta rimettendo in forma, oggi si vedeva che era un po' pesante, però nonostante tutto ha avuto un paio di spunti dei vecchi tempi, insomma. Speriamo di riuscire a riportarlo agli splendori di un tempo. In bocca al lupo. Crepi il lupo.